La vera gioia è che la nostra vita, come per sua gloria, sia la casa di Dio, Betel. È stato il diacono Don Francesco Cavazzuti a guidare la veglia sabato sera in preparazione alla professione solenne di Suor Gloria Betel, Clarissa, che si è tenuta domenica 3 luglio alle ore 11 nell'area verde dell'oratorio Eden. Nel suo breve commento ha colto il senso del momento che la comunità stava vivendo accanto alla giovane religiosa, più che mai raggiante, anche per la presenza dei familiari e degli amici giunti da Perugia, sua città di origine. Una serie di letture di una spiritualità profonda, scandite da 5 paragrafi: scoprire, vivere, amare, incontrare, contemplare. Verbi che esprimono la dinamica della vocazione della vita comunitaria e contemplativa. Il richiamo alla casa, luogo della vita ordinaria, spazio della gioia, è stato simbolicamente rappresentato da una piccola casa di legno dentro la quale ognuno dei presenti ha deposto la propria povertà in attesa di essere abitata da Dio. Nel tuo spirito, Signore, è piena la terra. Le note del canto di festa hanno aperto la concelebrazione eucaristica nella mattina di domenica 3 luglio nel giardino dell'oratorio cittadino Eden per la professione solenne di Suor Gloria. Presenti i genitori, i fratelli, i familiari e gli amici da Perugia, i tanti amici carpigiani, confratelli, frati minori e con sorelle clarisse da varie parti. Presiede il ministro provinciale dei frati minori, Fra Enzo Maggioni, concelebra il vicario generale, Monsignor Gildo Manicardi, i frati francescani, fra cui padre Santo Pini, sacerdoti diocesani ed altre regioni. Una cattedrale naturale che il canto delle cicale a far di sottofondo ha accolto l'assemblea che ha seguito partecipe e commossa il rito della professione solenne, ricevuto da Suor Letizia e dalle parole con cui Suor Gloria ha espresso pubblicamente il suo sì per sempre. Sono unita per sempre nell'amore a colui che per amor mio tutto si è donato. Accoglimi, Signore, secondo la tua parola e avrò la vita. Sei tu la mia speranza.